Sindaco, allora domani Ceriscioli sarà qui a Fano, il Consiglio Comunale, si ribadisce un asse sul discorso sanità. Beh, sulla sanità è ora di chiudere anche il cerchio, nel senso c'è una storia che conosciamo tutti quanti, io sono sindaco di questa città e quindi voglio alla fine fare gli interessi di questo territorio. Allora, il tema che va posto dopo le battaglie che ci sono state, che partono dal 2012 e oggi, io ho degli obiettivi. Primo, che la verifica che gli impegni assunti per il Santa Croce nel gennaio 2016 siano confermati. Ma in prospettiva, se domani dovesse nascere il nuovo ospedale, io voglio che il Santa Croce rimanga ospedale, quindi salvare il Santa Croce a Fano. E questo è uno degli obiettivi. Secondo, la Regione ha fatto una scelta di ampliare una parte di sanità convenzionata. Io voglio come sindaco che questa nuova struttura venga realizzata a Fano, quindi un nuovo ospedale. Per cui il messaggio è che da zero ospedali a Fano, con le scelte del 2012, oggi si vuole passare a due ospedali. E poi c'è tutto il tema delle 80 nuovi posti di RSA 40 più 20, di RSA più 20 di demenza. Fano, terza città delle Marche, 60.000 abitanti, non aveva un posto di RSA. Bene, noi riusciamo a conquistarne 60. Se queste tre condizioni vengono accolte dalla Regione, io chiederò di firmare un protocollo. Oltre a questo, una richiesta di 20 milioni di risorse della Regione per migliorare la viabilità nella nostra città. Se questo dovesse avvenire, nella storia della Regione Marche non c'è mai stato un contributo così importante per una città. Se c'è una disponibilità, chiederò che questo venga tradotto in un atto amministrativo, perché altrimenti il resto sono chiacchiere. I detrattori di questa operazione dicono che l'ospedale privato sarà una spallata alla sanità pubblica, sarà così o sarà un'integrazione? È integrativo, non va a incidere sulla spesa pubblica ed è un'opportunità per la città. La sanità pubblica si aiuta e si valorizza migliorando le strutture e riuscire ad avere un ospedale di secondo livello come Marche Nord, Fano, Pesaro. Questo significa dare una risposta anche in servizi, professionalità e qualità sanitarie. Penso che la gente questo se lo aspetti.